Qual è quindi il rapporto tra l'organizzazione dei servizi, il pubblico e il privato, e forse finanche quale rapporto con il volontariato e la tendenza che c'è a sostituire lavoro e lavoro retribuito con le politiche del volontariato? E questo credo che debba essere per noi un punto di partenza nel determinare qual è la nuova sintesi del nostro intervento, che è quello che rende necessario ragionare del fatto che quando parliamo di politiche sociali non possiamo mai non guardare che cosa vuol dire tutto ciò per il lavoro pubblico e per il lavoro privato nelle varie forme che intorno a questo si è costruito. Perché quella e quel lavoro è una fonte fondamentale di servizio e spesso sono i servizi che guardano ai punti più deboli o più delicati dell'assistenza alle persone e del funzionamento di una città. Penso per esempio alla non autosufficienza, ma penso anche ai bambini. Ma nello stesso tempo la relazione tra la contrattazione sociale e la contrattazione aziendale o la contrattazione territoriale di filiera ci porta anche a mettere in relazione come il lavoro e la contrattazione nei luoghi di lavoro possa diventare un punto di riferimento per il territorio e per la qualità dei servizi, superando una logica che ci viene proposta con forza ma che dobbiamo contrastare, che è l'idea che sempre più in ogni situazione che ha qualche risorsa o qualche punto contrattuale o qualche scelta di organizzare dei servizi diretti per i loro lavoratori lo si faccia in una logica corporativa che riguarda solo i lavoratori di quell'azienda. Invece bisognerebbe provare a vedere se si può rimettere in relazione, dove ci abbiamo le condizioni contrattuali e le risorse, ciò che si conquista in termini di integrazione per i dipendenti con una disponibilità al territorio e al supportare la crescita di servizi. Perché noi lo sappiamo bene che siamo in una situazione per cui contemporaneamente dobbiamo discutere di trattare delle condizioni magari di un lavoro povero che va solo riconfermato e vi sono e restano settori che hanno ampi margini nei quali si può fare contrattazione e definire servizi. Dobbiamo cioè provare a ripensare a qual è oggi l'unità del lavoro, da cui partire per costruire tutti i livelli della contrattazione e pensare che c'è una relazione tra l'unità del lavoro e la nuova sintesi della cittadinanza. E da questo punto di vista molte categorie spesso ci pongono il problema di come le stesse politiche degli appalti, lo stesso rapporto col lavoro sommerso e vorrei dire il tema della battaglia per la legalità parlano di come si ricostruisce un'idea di unità del lavoro. E forse se facciamo tutto questo dobbiamo anche pensare come ci proponiamo rispetto a quelli che sono gli interlocutori che poi decidono a ricaduta queste modalità di appalti ed erogazione dei servizi. E cioè non inseguire una cosa che troppo spesso suona come antipolitica, cioè un'idea banale che basterebbe tagliare i costi della politica e tutto questo si risolverebbe, ma che forse se le risorse diminuiscono andrebbe incentivata un'idea che si riducano le società, si riporti all'amministrazione diretta del pubblico quelli che sono servizi e che se ci sono dei tagli, delle necessità di ricostruire servizi, il primo tema dal quale partire sia quello della certezza per i lavoratori, dei contratti e della loro condizione. Proporre cioè dei criteri che quando inducono il rapporto tra la ridefinizione della spesa sociale nel territorio e le risorse che ci sono, evitino di spostare il tema e di poi alla fine proporlo sul lavoro e sulle sue condizioni. E allora il tema vero, primo, che dobbiamo affrontare è che più che in altre stagioni noi abbiamo un rischio che il rapporto tra i soggetti e il lavoro si complichi e dobbiamo invece provare a farne una nuova sintesi. Il secondo aspetto, sempre riferendosi al tema della riduzione delle diseguaglianze, di quanto abbiamo detto nella conferenza di organizzazione del congresso, cosa significa per noi tornare al territorio? Non solo in termini di attuazione della contrattazione, ma anche nell'idea che noi abbiamo del territorio. Perché abbiamo detto che abbiamo bisogno di tornare al territorio? Perché abbiamo detto che quello è il luogo di una contraddizione che si è progressivamente creata
tra l'idea dell'identità fondamentale e solidale del lavoro, la sua frammentazione, la sua dispersione e quindi la ricerca nel territorio di altre risposte, certezze, identità, sicurezze. E questo rischia di spingere e di farci vedere che l'idea del territorio diventi ciò che la dimensione nazionale non dà più, la risposta a ognuno per sé rispetto alla disgregazione. Ma questo favorisce un'idea che già c'era, e cioè che il territorio diventi il luogo del localismo, dell'individualismo, dell'egoismo sociale, quello che ha reso e rende una colpa essere poveri, quello che determina per un disoccupato l'idea del vergognarsi e del non poter più avere una vita sociale, quella che favorisce il razzismo e l'idea che cacciare i migranti potrebbe risolvere i problemi del nostro paese. Non è un fenomeno sociale spontaneo, anche se sicuramente c'è nella difesa di sé degli elementi di spontaneità. È stato assolutamente alimentato e sostenuto dalle politiche di governo e dal modo di intervenire sulla povertà e sulle pensioni povere, per dirla meglio. Credo che ci rammentiamo tutti la social card e le decisioni di quelle modalità, una modalità che poteva benissimo essere sostituita da una regolazione ai pensionati e alle famiglie o dalla famosa quattordicesima che abbiamo rivendicato. Se si è scelto un'altra modalità è perché si voleva spingere quegli egoismi e produrre la corporativizzazione dei territori e la competizione tra gli stessi. E allora per noi la contrattazione sociale è anche l'elemento di integrazione nel territorio, e in questo in relazione con la contrattazione aziendale e la contrattazione delle categorie, e la relazione tra i servizi delle città e i servizi alle imprese, e la relazione tra ciò che si può fare nel territorio e ciò che costruiscono le grandi reti nazionali, è la relazione tra le scelte di prospettiva che dobbiamo fare. E per esempio l'idea che in una stagione come questa, per noi il diritto allo studio, che ovviamente nulla toglie alla battaglia nazionale perché non ci siano i tagli e perché ci sia la politica delle istruzioni, ma il diritto allo studio diventa anche un elemento della cittadinanza nei territori e della prospettiva per i giovani. E quindi siamo chiamati ad avere un'idea più precisa di che cosa abbiamo in mente per il territorio e sapere che non possiamo scoprire dopo che la congiunzione tra l'idea di territorio, gli egoismi che sono intervenuti e i tagli possono portare a scelte che, se non preveniamo e non proviamo a ragionare in termini di priorità, potrebbero diventare difficili. Ed ancora, perché nel territorio ci troveremo a misurarci con quella cosa che abbiamo definito la catena lunga familiare del reddito per sostenere l'esclusione progressiva dei giovani dal lavoro e la diseguaglianza che lì si determina. E sappiamo bene che quando i giovani rimangono più a lungo in carico alle famiglie, la domanda delle famiglie di servizi a domanda individuale a pagamento diventa il punto di maggiore contraddizione ed esplosione del tema dell'evasione fiscale e dei redditi, perché è assolutamente lì che i cittadini misurano tra di loro, perché c'è chi paga e paga spesso anche quei servizi in quote alte e chi non dichiara il suo reddito. Ma questo vuol anche dire domandarci se nel territorio si è mobilitata una politica securitaria e l'idea che era meglio usare le paure per determinare le politiche, se non c'è una relazione tra il contrastare le politiche securitarie e la contrattazione sociale e le politiche che possiamo fare. Faccio due esempi rapidamente, ma sono parte della discussione che abbiamo fatto e che ritroverete nei documenti. Ce lo dicono i compagni dei trasporti. Quando si fa l'operazione di taglio dei trasporti pubblici locali, non c'è solo il tema delle tariffe, ma ci sarà anche il tema che poi si ridurranno i trasporti concretamente. E potete forse immaginare tutti che non si ridurranno le corse che conducono al centro città, ma si ridurranno quelle corse che conducono alle periferie, dove ci stanno in genere le persone più sole e più deboli. E se si riduce la possibilità per quelle persone di essere mobili, si ricostruisce un'idea di solitudine e di paura che insegue poi la logica dell'ordine e non la logica dello stare e del sociale. Ma la stessa cosa potrebbero dirci i compagni della Filcams. Quanto c'è nel modello dei centri commerciali di un inseguimento di un'idea americana
che il centro commerciale è il luogo dell'animazione, dell'intrattenimento e anche della sicurezza per i cittadini che nelle loro case staranno sole. Ma possiamo noi immaginare che ci possano essere delle politiche del territorio che impoveriscono ulteriormente le periferie e non affrontano i temi della cultura del tempo libero? Se non si tengono insieme queste esigenze, non si costruisce un contrasto concreto alle scelte di egoismo e di individualismo nel territorio. Ed ancora, se noi vogliamo ragionare e tenere sempre insieme l'oggi con il futuro, e quindi la prevenzione contro le politiche di costruzione del debito, bisogna sapere che nel confronto con le amministrazioni, così come le regioni, il tema delle politiche di urbanizzazione diventerà sempre più importante. E le politiche di urbanizzazione vogliono anche dire che rapporto c'è tra il consumo del territorio e la sua prospettiva. E sarà più difficile in una stagione di tagli, quando spesso quelle sono le uniche politiche che possono portare risorse. Ma noi dobbiamo avere l'idea che proponiamo ai giovani nel loro futuro, da un lato il tema dell'occupazione e dell'istruzione, ma dall'altro anche l'idea che gli consegneremo un paese vivibile e non un paese perennemente alluvionato, perché sennò difficile è immaginarsi concretamente il futuro. Cioè, il territorio per noi è il luogo in cui facciamo le scelte perché non si sia somma di individui ma collettivo. Perché l'idea della confederalità è esattamente questa, non la somma ma la costruzione collettiva, non la contrapposizione tra i diritti degli uni e degli altri ma la capacità di scegliere per portare a una sintesi positiva. E quindi nella crisi e nei tagli sappiamo che la somma di per sé non funziona e che abbiamo il problema di lavorare anche agli elementi di selezione ma determinando le nuove forme di solidarietà. E le nuove forme di solidarietà parlano delle grandi tematiche che noi vogliamo tenere in campo, la prima delle quali è non contrapporre mai una generazione alle altre. Non contrapporre, cioè, il tema della condizione degli anziani e dei pensionati rispetto a quella dei giovani al diritto allo studio, ma non contrapporre nemmeno l'idea di un welfare per i precari con i welfare integrativi delle aziende. Ed allora, questo pone un altro dei temi, e vado verso la conclusione, che la contrattazione sociale ci porta nel rapporto con CISL e UIL. Noi sappiamo che abbiamo avuto opinioni diverse con CISL e UIL sulle politiche del governo. Abbiamo saputo e sappiamo che c'è in CISL e UIL un'idea crescente che, per non criticare il governo, si sposta la critica sulle amministrazioni locali e in particolare su alcune. Sappiamo che cresce e può crescere tra le persone l'idea di rifarsi nel territorio per ciò che non è venuto dalle risposte del governo. Penso per esempio al fondo sociale o al fondo per la non autosufficienza. C'è una tentazione, cioè, che ciò che non è stato nelle politiche, nelle politiche nazionali si verifichi invece nel territorio. Penso per esempio a quanti problemi avremo e abbiamo già su quali sono le tassazioni locali, come crescono o diminuiscono, non solo in ragione del debito della sanità per le regioni che ce l'hanno, ma in ragione di pretendere nel territorio ciò che non si è chiesto anche al governo. Sappiamo anche che in molti comuni, anche in comuni importanti, faremo la campagna della contrattazione sociale in previsione o in costanza di campagna elettorale di rinnovo delle amministrazioni. Sappiamo anche che nell'idea di welfare spesso ci divide da CISL e UIL qual è il rapporto con la bilateralità e i rischi di sostituzione che loro propongono nella bilateralità rispetto alla contrattazione.